E torniamo ancora a dare un'occhiata alle mostre del meeting di Rimini. Ci colpisce quella dedicata alla Georgia, che sarà meta di una prossima visita del Papa. Pur se remoto e di difficile accesso, il territorio della Georgia, insediato nella seconda più alta catena montuosa d'Europa, fu uno dei primi ad aprirsi alla cristianità, già nel IV secolo d.C. Questo diede origine a una stupefacente fioritura di arte e architettura. Nel suo relativo isolamento geografico, la Georgia riuscì a sviluppare una tematica e uno stile del tutto propri, con sorprendente realismo che si contempera mirabilmente sia negli affreschi che nelle icone, con la spiritualità ieratica dell'arte a noi nota, soprattutto grazie al mondo bizantino. È a questa tradizione che attinge la Georgia contemporanea, capace di ritrovare nuova vita nelle radici profonde della propria identità che neanche il periodo sovietico riuscì a estirpare.